Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo nel suo aprire le nostre Bibbie nell'Evangelo di Luca, capitolo 1, leggeremo dal versetto 5 al versetto 25. Gloria al nome del Signore. Evangelo di Luca, capitolo 1, leggeremo dal versetto 5. Amen, il Signore sia lodato. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Mentre Zaccaria esercitava il sacerdozio davanti a Dio nell'ordine del suo turno, secondo la consuetudine del sacerdozio, gli toccò in sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo, e gli apparve un angelo del Signore in piedi alla destra dell'altare dei profumi. Zaccaria, vedendolo, fu turbato e preso da spavento, ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e gli porrai nome Giovanni. Tu ne avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande alcoliche, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre. Ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio, andrà davanti a Lui con lo Spirito e la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto». E Zaccaria disse all'angelo: «Da che cosa conoscerò questo, perché io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata?» L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto davanti a Dio, e sono stato mandato a parlarti, ad annunziarti queste liete notizie. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si adempiranno al loro tempo». Il popolo intanto stava aspettando Zaccaria e si meravigliava del suo indugiare nel tempio. Ma quando fu uscito, non poteva parlare loro, e capirono che aveva avuto una visione nel tempio, ed egli faceva loro dei segni e restava muto. Quando furono compiuti i giorni del suo servizio, egli se ne andò a casa sua. Dopo quei giorni sua moglie Elisabetta rimase incinta e si tenne nascosta per 5 mesi, dicendo: «Ecco quanto ha fatto per me il Signore nei giorni in cui mi ha rivolto il suo sguardo per cancellare la mia vergogna in mezzo agli uomini». Amen. Fin qui la parola di Dio. Accomodatevi, fratelli. Gloria al nome del Signore. Una storia avvincente, una storia veramente bella, che ci parla di un miracolo straordinario e della nascita di un uomo che preparava la via per il Messia, Giovanni il Battista. Vedete,
la storia è particolare e in più di un'occasione la parola del Signore ci ricorda dove era Zaccaria ed Elisabetta, dove era Zaccaria, che compito svolgeva e cosa essi facevano per Dio. In più di un'occasione la parola del Signore ce lo ricorda prima di giungere al miracolo e prima di giungere all'evidenza della gloria di Dio all'interno di quella famiglia. Giovanni stava per nascere, ma i genitori erano in età avanzata. Nulla faceva credere o presagire che in qualche modo quella famiglia potesse avere una gioia del genere, ritrovarsi anche in età avanzata con un figlio. Nulla poteva far pensare che in qualche modo quella famiglia poteva ricevere una tale gioia in quell'età avanzata. Ebbene, la storia ci parla di Gabriele, dell'angelo che andò a visitare questa famiglia, andò a visitare proprio Zaccaria mentre esercitava il sacerdozio dinanzi a Dio e gli annunciò la lieta notizia: oh, la tua preghiera è stata ascoltata, il Signore adempirà la promessa, il Signore adempirà, ascoltato, egli risponderà dando una gioia alla tua famiglia, nascerà un figlio, Giovanni nascerà, gloria al nome del Signore, Elisabetta ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni, gloria al nome di Dio. Dio dà una gioia, il Signore concede di vedere un qualcosa di glorioso all'interno di quella famiglia e Zaccaria, il papà di Giovanni, Zaccaria risponde attraverso la sua incredulità a quell'annunzio così lieto e gioioso, con la sua incredulità. E l'angelo Gabriele, per la potenza donatagli dall'alto, lo rese muto. Egli dovette aspettare che i tempi si compissero prima di poter parlare nuovamente. Cosa il Signore vuole dirci questa sera? Che cosa il Signore ha preparato per noi? Noi possiamo attenerci ad ogni singolo versetto e vedere le cose grandi che Dio ha da dirci, ma questa sera vogliamo scoprire qual è il messaggio per ognuno di noi. Fratelli e sorelle, l'angelo apparve a Zaccaria, ma il Signore fa delle promesse ben precise. È scritto nella parola del Signore: entrambi erano giusti davanti a Dio, osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. E poi è scritto: mentre Zaccaria, insomma, esercitava il sacerdozio davanti a Dio secondo il suo turno. Ora, questa è la premessa, questa è la premessa, e poi c'è la gloria del Signore, una premessa importante che dobbiamo conoscere e sapere. Zaccaria si trovava alla presenza di Dio. Zaccaria ed Elisabetta erano un uomo e una donna che si dedicavano al Signore, che avevano dato la loro vita a Dio, che obbedivano i precetti del Signore, che erano sulla via che Dio aveva posto dinanzi a loro. Erano sulla strada dell'obbedienza, e mentre si trovavano sulla strada dell'obbedienza, mentre erano, fratelli e sorelle, sulla strada del servizio, mentre Zaccaria esercitava quel servizio a Dio, Dio lo visitò. Il Signore parlò al suo cuore. Quest'uomo, nonostante l'età avanzata, questa donna, nonostante l'età avanzata, continuavano a seguire il Signore in maniera imprescindibile. Essi obbedivano alla parola del Signore. Zaccaria, nonostante magari l'età avanzata, nonostante la responsabilità, la famiglia, le circostanze, stava ancora servendo il Signore nel Tempio, rispettando il turno, esercitando il servizio a Dio. Gloria al nome del Signore. Quest'uomo, questa donna stavano onorando il Signore, e mentre essi onoravano Dio, Dio si fece presente nella loro vita, dando una gioia a quella famiglia. Gloria al nome del Signore. Il salmista dice: il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto, io cerco il tuo volto, Signore.
Questo è quello che desiderano i figli di Dio. Da parte del Signore sentiamo in maniera forte l'esigenza di andare dal Signore. Da parte di Dio dobbiamo sentire l'esigenza forte di trovarci sulla via dell'obbedienza, sulla via del servizio. E su quella strada, fratelli e sorelle, se tu rimani alla sua presenza, se tu onori il Signore, Dio riempirà di gioia la tua vita. Ci credi, fratello? Gloria a Dio. Dio riempirà di gioia la tua vita. Non abbandonarti alle cose del mondo, non abbandonarti ai tuoi sentimenti, non abbandonarti alle tue passioni. Abbandonati nelle mani di Dio, abbandonati nelle mani del Signore. Onora Dio come fece Zaccaria ed Elisabetta. Dio onorerà te. Amen, fratello. Dio onorerà noi, gloria al nome del Signore. Dio onorerà, ti onorerà, tu onora il Signore, Dio ti onorerà. E anche ciò che tu hai dimenticato, Dio non se ne è dimenticato. Quello che tu hai pregato, quello per cui tu veramente hai pianto, quello per cui tu ti sei inginocchiato dinanzi al Signore e con un cuore veramente umile dinanzi a Dio hai chiesto al Signore, Dio non se ne è dimenticato. Avrai chiesto qualcosa forse nel tuo passato e forse tu stesso te ne sarai dimenticato, ma Dio non se ne è dimenticato. Al versetto 13, quel angelo apparve dinanzi, insomma, Zaccaria. Zaccaria ha vedutolo, fu turbato, fu impaurito, fu preso da spavento, è scritto, ma l'angelo del Signore, è scritto, gli disse: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. Non ti preoccupare, Zaccaria, perché se sono qui è per dirti che Dio ha ascoltato quella preghiera. Nel tuo passato, nel tuo presente, Dio ha ascoltato la tua preghiera e ciò che tu ti sei dimenticato è conservato nel cuore del Signore e Dio adempirà quella preghiera perché tu sei rimasto fedele al Signore, hai onorato il Signore, hai onorato Dio, gloria al nome del Signore. Fratelli, sorelle, quando facciamo delle preghiere spesso ce ne dimentichiamo. Probabilmente lo stesso Zaccaria aveva pregato per un figlio, ma forse in quell'età avanzata non ci pensava più. Forse in quell'età avanzata non era, insomma, più nella sua mente di poter in qualche modo avere un figlio, insomma, dei figli. Ormai quel desiderio era passato, era svanito, probabilmente non era nella volontà di Dio ed egli si era messo il cuore in pace. Ma il Signore non si era scordato di quel grido che si era elevato, perché se noi abbiamo un tempo, Dio ha il suo tempo e al suo tempo Dio realizza ciò che rientra nella sua volontà. E Dio ha donato una gioia immensa a questa famiglia. Giovanni sarà donato alla tua casa, non sarà un figlio qualunque, non sarà una gioia qualunque, non sarà una risposta qualunque. Forse lo stesso Zaccaria, non so, avrebbe pregato per la salvezza dell'umanità e Dio anche questo ha ascoltato, e magari ha ascoltato la preghiera di avere un figlio, la preghiera della salvezza, e aveva preparato il figlio di Zaccaria per preparare la salvezza all'umanità. Gloria al nome del Signore. Giovanni, ti sarà donata questa gioia all'intera famiglia, sarai il precursore del Messia, sarai colui che andrà davanti al Messia a preparare quella strada affinché altri possano credere a colui che sta per venire. Sarà grande dinanzi al Signore, gloria al nome di Dio, è scritto sarà grande davanti al Signore, gloria al Signore, egli sarà favorito dal cielo, egli sarà una benedizione per la terra, non sarà un figlio qualunque. Tu mi hai chiesto un figlio, io ti donerò di più, dice il Signore. Mi hai chiesto qualcosa, se tu mi onori ti sarà dato di più alla tua vita.
Gloria al nome del Signore. Dio lo renderà adatto, qualificato per un servizio grande, per un servizio straordinario. Oh, sarà uno strumento che Dio stesso utilizzerà nelle sue mani per la sua gloria. Sarà costituito come colui che annuncerà le grandi cose del Signore. Sarà costituito come una voce che grida nel deserto. Sarà costituito, gloria al nome del Signore, come colui che verrà prima. Egli sarà onorato da Dio. Gloria al nome del Signore. Avevano chiesto un figlio. Dio gli ha dato di più. Dio gli ha dato una benedizione straordinaria. Quella famiglia poté godere di una benedizione straordinaria perché si era affidata nelle mani del Signore. Gloria al nome di Dio. Se onori Dio, Dio onora te più di ciò che chiedi, più di ciò che tu desideri. Dio ti onorerà al di là delle tue aspettative. Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Davide rispettava i comandamenti del Signore e si affidava al suo Dio come l'eterno pastore degli eserciti, l'eterno pastore degli uomini, l'eterno pastore di coloro che si affidano nelle sue mani. Egli è colui che guida l'esercito, le anime, egli è colui che guida. E Davide sapeva bene di confidare in quel sommo pastore. Mise la sua vita nelle mani di Dio. Poté venire meno in più di un'occasione, magari poté venire meno Davide, ma Davide si affidò nelle mani del Signore, in tutto, nel suo perdono, nella sua grazia, nella sua misericordia, nella sua potenza, nella sua onniscienza. Davide mise ogni cosa nelle mani di Dio e onorò il Signore nel suo servizio, in ciò che Dio gli diede da fare. Egli onorò il Signore e Dio lo onorò, donandogli vittoria nelle sue battaglie, donandogli veramente di vedere l'impossibile realizzarsi nella sua vita. E il popolo di Israele ha visto, per mezzo di un piccolo uomo, di un saggio re, ha visto la gloria dell'Eterno, perché quel re si era affidato nelle mani del Signore. Oh, Paolo poteva veramente straziarsi all'interno di quella prigionia, dietro quelle sbarre, ma egli onorava il Signore e Dio gli diede al di là delle sue aspettative. Dio non solo fu una benedizione per Paolo, ma Dio utilizzava Paolo per il suo servizio. Dio sosteneva Paolo, tanto che Paolo dovette dire: il Signore mi sostiene. Oh, Dio poteva in un certo senso far godere a quell'uomo delle grandi cose che aveva preparato per lui. Paolo onorava l'Evangelo, onorava Gesù Cristo il Signore, Dio onorava Paolo. Gloria a Dio, gloria al nome del Signore. Signore, aiutaci dinanzi alla Tua parola, fa che noi possiamo avere le giuste premesse. Possiamo praticare le giuste premesse per poter accedere all'onore che Tu concedi ai figli Tuoi. Dio ti darà al di là. Tu hai chiesto un figlio, Dio ti darà oltre, perché quel figlio sarà grande davanti al Signore. Gloria al nome del Signore. Eppure, fratelli e sorelle, nonostante la parola del Signore fu pronunciata, nonostante il Signore si sia fatto conoscere, insomma, in quello che Egli ha detto, anche benedicendo quel figlio ripieno di Spirito Santo sin dal grembo materno, o allora Zaccaria mise dinanzi la sua incredulità, mise dinanzi la mancanza di fede. A versetto 18 è scritto: Zaccaria disse all'angelo: da che cosa io conoscerò questo? Io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. O quell'uomo quasi non poteva credere a ciò che stava, insomma, dicendo quell'angelo. Ma io sono in età avanzata, come avrò questo onore da parte di Dio? O tante volte, fratelli e sorelle, siamo più disposti a mettere dei paletti dinanzi al Signore piuttosto che arrenderci alla fede che ci permette di realizzare le grandi cose che Dio ha preparato per noi.
Tante volte dinanzi a Dio mettiamo i nostri limiti senza comprendere che Dio è l'Onnipotente ed è colui che va al di là dei limiti umani. E allora Zaccaria mise dinanzi la sua incredulità e l'angelo dovette rispondere firmando quella profezia: io sono Gabriele, io sono Gabriele che sto davanti al Signore. Perché quell'angelo disse in quel modo? Perché quell'angelo si presentò dinanzi a Zaccaria? O l'angelo stava dicendo a Zaccaria con il suo nome, che significa potenza di Dio, che significa il potente di Dio, che Dio ha promesso delle cose ed egli lo realizzerà. Io sono Gabriele, sono testimonianza di un Dio potente che agisce oltre i limiti dell'impossibile. Io sono Gabriele che sto davanti al Signore, non posso dire bugie, io sono guidato dal Signore, io sono dinanzi a Dio, io sono ascoltato e guardato dal Signore. Ciò che io sto riferendo a te, io sono uno strumento nelle mani di Dio affinché quel messaggio di Dio giunga a te. Gloria al nome del Signore. Dovette mettere i puntini sulle i quell'angelo e da parte del Signore dichiarò l'onnipotenza di Dio. Quella parola si adempirà. Non credere, fratelli e sorelle, allo scoraggiamento della tua vita e a colui che vuole abbatterti, ma credi all'Iddio dell'impossibile, credi all'Iddio che va al di là di ogni concezione umana. Egli, fratelli e sorelle, è colui che ascolta le tue preghiere ed è colui che esaudisce le tue preghiere. Gloria al nome del Signore. Dio ha ascoltato la tua preghiera e Dio esaudirà la tua preghiera. Se tu ti metti nelle mani del Signore e quella preghiera rientra nella volontà di Dio, la preghiera fatta da te, o servo di Dio che obbedisce, onora il Signore, riceverà risposta nell'onore che Dio ha riservato per te, al di là delle tue aspettative. Non porti dei limiti, perché Dio ti inonderà di benedizioni. Allora è scritto: chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai e il Signore dirà eccomi. Gloria al nome del Signore. È bella la parola di Dio, fratello. Gloria al nome del Signore. La parola di Dio sazia le anime. Santa e benedetta parola del Signore che sazia le nostre anime. E allora, infine, quell'angelo dinanzi a quelle parole: io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti, ad annunziarti queste liete notizie. È lui che parla, io sono uno strumento che ti sta annunciando, sono un messaggero, sono un angelo che è venuto da te per annunciarti le grandi cose di Dio, per onorare la tua vita, la tua famiglia. Credi nel Signore. Ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno che queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole che si adempiranno al loro tempo. Ed ecco che l'angelo parlò in maniera, insomma, anche veemente verso Zaccaria, in qualche modo agendo in maniera anche punitiva dinanzi a quell'incredulità di quell'uomo. Ma Dio aveva una promessa, egli aveva dichiarato che quell'uomo, quel figlio doveva nascere, doveva essere posto Giovanni. Forse Zaccaria voleva dei segni, il segno gli era stato dato nella sua punizione. Egli ebbe un segno che avrebbe anche rafforzato la sua fede. Tu sarai muto, sarai in silenzio. Oh, e Dio lo fece probabilmente per tanti motivi. Oh, probabilmente quel segno servì certamente per rafforzare la fede di Zaccaria. Servì al popolo per dire, in qualche modo, per fargli capire che lo stesso Zaccaria aveva avuto una visione. Servì, fratelli e sorelle, anche come di punizione dinanzi all'incredulità umana rispetto all'onnipotenza del Signore. Oh, egli gli fu vietato di parlare per evitare che potesse dire altro.
che potesse ancora manifestare con la sua bocca l'incredulità. Gli fu impedito di parlare per pensare di più, riflettere circa la parola che Dio aveva pronunciato e porre fede a quelle parole. Gloria al nome del Signore. O forse fu reso muto per evitare che potesse vantarsi della visione che aveva ricevuto. O forse, fratelli e sorelle, in quell'atto c'era la misericordia di Dio che stava preservando il suo servo e lo rese muto. Metti a tacere la tua incredulità. Questa sera metti a tacere la tua incredulità dinanzi alle grandi cose che Dio può fare e ancora farà nella tua vita. Metti a tacere la tua incredulità. Dio vuole fare qualcosa di potente nella tua vita. Quante richieste hai fatto al Signore, probabilmente anche dimenticate, ma se esse rientrano nella volontà del Signore, se tu continui ad onorare Dio mettendo la tua vita nelle mani di Dio e camminando per la via dell'obbedienza, Dio onorerà la tua vita al di là delle tue aspettative, al di là dei tuoi limiti. Metti a tacere la tua incredulità e dai spazio alla tua fede. Chiniamo i nostri capi, fratelli, preghiamo il Signore.